Carissimi spettatori di Live69.com, oggi per voi in esclusiva siamo a Vicenza per Vicenza Oro. Ci troviamo in questo momento al padiglione. Che padiglione siamo, Rocco? Io mi sono persa perché c'è un turbinio di persone. B1. B1. Guarda un po', riprendi un po'. Hai visto che belli, tutti belli incravattati, seriosi. Io sto pensando, no? Ma se tu invece mi regalassi uno di questi belli bei gioielli che sono esposti? Devo aspettare? Ma arriva però. Secondo me dobbiamo cercare di cooptare Maurizio. Prossima paga sarà con qualcosa di splendido che vediamo qua intorno. Ah, ci troviamo in questo momento allo stand di ZO e faremo qualche domanda a Patrizia, direttrice marketing. Patrizia, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Senti, vorresti spiegarci qual è la particolarità di ZO? La particolarità di ZO, una delle particolarità di ZO, penso che sia essere un gioiello che è costruito per le persone che hanno voglia di osare, hanno voglia di colore, di forma, al di là per l'appunto di un gioiello classico che abbia un carattere, che ci rappresenti anche come donne, nella possibilità di esprimere qualcosa che va oltre. E questo credo che sia ZO. Colore, forma, creatività, bellezza. Insomma, poi Rocco riprenderà la vetrina perché effettivamente ci sono dei colori bellissimi, sì. Molto, molto particolari. La capacità di Elizabeth di mettere insieme i colori è proprio la sua peculiarità. Lei ha fatto tantissime ricerche in tutto il mondo e continua a farne. E penso che usiamo e quello che viene dal pubblico ci dà la capacità di continuare. Sì, tu mi dicevi che prima di indossare un gioiello ZO è come indossare in realtà un tessuto. Sì, è un po' come avere una stoffa addosso, c'è un peso specifico particolare che si percepisce, che si sente, e molte delle nostre clienti ci dicono che quando si dimenticano di metterlo, io stessa torno in casa e me lo metto, perché è un po' come avere qualcosa che ti contiene e che ti rincuora, è bello, è un po' come uno scudo. Senti, invece una curiosità, come mai avete scelto di posizionare il vostro stand all'interno della Glam Room piuttosto che accanto ad altri stand? Ma la Glam Room penso che sia apparsa in un momento in cui credo che il mercato avesse bisogno di innovazione, che è sempre così, però la Glam Room ci ha dato la possibilità forse di esprimere al meglio la nostra fibra. Cioè mettere insieme il colore, la moda, il gioiello, il glam, la differenza che fa per l'appunto osare, e credo che Glam Room sia proprio una nicchia dove le persone vengono anche a cercare qualcosa di diverso, a volte lo trovano, altre volte no, comunque. Beh, Patrizia, ti ringrazio, buon lavoro per oggi. Grazie a tutti. Alla prossima. Ciao. Ciao. Rocco sta riprendendo la testimonia della Global Watch Industries, ovvero Aida Jespica. Allora, caro Rocco, noi adesso ci troviamo di fronte allo stand della Europearls. Cioè, noi stiamo aspettando qualcuno a cui fare qualche domanda sulle perle. Io in realtà sto puntando, guarda, riprendilo un po'. Questo è il mio amico francese Rémi. Rémi, buongiorno. Buongiorno Rebecca, come stai? Bene, grazie, con te? Bene, bene, grazie. Senti, ti va di spiegarci un po' cosa avete esposto qua allo stand? Abbiamo un po' di cose un po' particolari sulle perle. Allora, proviamo con la ditta Europearls di fare delle cose un po' particolari che sono un po' un tipo, questo tipo di filo che sono con le perle naturali, tutti colore naturale. Voglio dire, non ci sono niente di finte, sono tutte le perle o di Tahitiano o di Indonesia con i diamanti e che fanno delle parure veramente, veramente belle. Senti, ma tu che sei esperto, come si fa ad ottenere questi colori? Prima si mette tanto tempo per trovare tutte le perle con la giusta misura, per trovare quelle che vanno al giusto punto di trovare il giusto colore che vanno vicino a un'altra è veramente una cosa che si mette tanto tempo da fare. Ma quindi per fare una collana tipo questa esposta più o meno quanto tempo ci mettete? Per trovare un filo così mettiamo almeno un anno e mezzo dentro tutte le perle che riceviamo. Riceviamo più o meno delle perle tutti tre mesi, quattro mesi. Vuol dire se un anno possiamo venire con un filo così. Senti, invece il pezzo più importante che avete esposto qua allo stand, qual è?
È veramente un tipo di gusto dopo, c'è gente che va a piacere quello tipo di filo che sono non le perle troppo importanti, oppure abbiamo un filo che è fatto con le perle indonesiane e anche le perle giapponesi, abbiamo mischiato due tipi di perle che sono fatte così, con i diamanti che cascadano come una cascata. Dopo abbiamo questo tipo di filo qua che sono sulle grandi misure australiane, che queste misure non si trovano veramente pulite le perle, quando ha un filo che esce così o allora una perla di 21.5 mm, magari ci sono 5 pezzi all'anno che escono dall'acqua, vuol dire sono dei pezzi veramente rari, sì. Bene, io ti ringrazio, ti lascio lavorare, so che sei timidissimo, grazie, che non vorrei fare questa intervista perché parliamo un po' col francese, un po' così, ma va benissimo, grazie. Ciao, ciao. Rocco, io sto pensando di attaccarmi a una di queste vetrine, tipo farmi prendere per pietà dalle persone che gestiscono gli stand e farmi regalare qualcosa. Tu ci stai? Ci organizziamo, c'è tipo un'associazione a delinquere. All'attacco? Andiamo. Allora Rocco, noi adesso siamo in mezzo alla calca, perché qua allo stand My Mara c'è il personaggio pubblico femminile in assoluto più famoso della TV italiana, ovvero Mara Venier. Noi siamo ancora in preda al delirio fiera, adesso siamo allo stand della Global Watch Industries e andremo a intervistare Ignazio, che è il direttore commerciale, che ci racconterà un po' qualcosa di nuovo sulle nuove linee che proporranno quest'anno. Allora Ignazio, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Ciao, grazie. Senti, ti va di spiegarci un po' le cose che troviamo esposte? Assolutamente sì, dunque Chronotech è il marchio principale dell'azienda, di proprietà, i risultati di vendita sono eccelsi, stiamo evolvendo il progetto in quanto il mondo prismatico, che è quello che poi ha creato e definito Chronotech, sta subendo un'evoluzione. In questo caso vediamo dei nuovi prodotti sulla destra che hanno un vetro particolarissimo, si chiama vetro reloaded, in quanto ha il prisma all'interno e invece il vetro sopra è completamente liscio, quindi non dando più quel tipo di problema di sporgenza, e questo è un plus molto importante per i nostri consumatori. Poi abbiamo il mondo a sinistra, che è il nostro mondo active, che è un mondo molto importante perché segue il segmento sportivo. Chronotech ha una sua anima anche sportiva e di conseguenza abbiamo voluto puntare su questo prodotto per il prossimo futuro, quindi Chronotech sicuramente uno dei nostri grandi successi. Poi vi porto a Trudy, che è un'importante operazione di co-branding che vede un marchio notissimo per i più piccoli, e comunque credo che confermo ognuno di noi o ha ricevuto o ha regalato sicuramente un oggetto Trudy. Abbiamo creato l'orologio per il bambino, che però strizza l'occhio anche alla ragazza sostanzialmente, perché sono morbidosi, colorati e hanno quelle immagini tipiche di questi personaggi che ci fanno impazzire, quindi grande importanza per noi. Poi, se vi posso accompagnare, vi porto a quelli che sono i nostri mondi di riferimento moda, quindi abbiamo Gianfranco Ferré, che non ha bisogno di presentazioni, credo è un'istituzione della moda italiana. Abbiamo Blue Marine, che credo che al momento sia uno dei marchi di maggior tendenza nel mondo grazie alla signora Molinari, e abbiamo Suitier Orologi, che invece segue un target giovanile che ci dà grandissime soddisfazioni con dei risultati di vendita importanti, tanto che abbiamo ottenuto un nuovo progetto che è il progetto Gioielli Suitier, con tra l'altro un riscontro molto molto positivo. Io volevo chiederti qualcosa su queste nuove linee che presentate quest'anno. Il progetto Ippocampo, gioielli dal 1954, abbiamo trovato un partner estremamente capace nella produzione dei gioielli, sono tutti prodotti, sia questo che Suitiers Gioielli, made in Italy, cosa molto importante per noi in un momento di crisi, di difficoltà, per noi lavorare in un concetto di made in Italy è fondamentale, e siamo riusciti a utilizzare materiali nobili, perché comunque tutto prodotto argento, pietre dure naturali, abbiamo cristalli Swarovski in alcuni casi, e questo è un gioiello che sicuramente ha un target un po' più importante. Invece la scelta di Aida Jespica come testimonial, a cosa è dovuta? Partendo dal presupposto che è una bellissima donna, quindi Aida sicuramente identifica la bellezza per eccellenza, crediamo che Aida sia il volto giusto per un marchio come Ippocampo Gioielli del 1954, perché riesce a coniugare perfettamente questa bellezza di questa donna alla bellezza e all'originalità del gioiello. Bene Ignazio, io ti ringrazio, so che sei molto impegnato, è stato gentilissimo. Grazie. E buon lavoro per questi prossimi giorni. Buon qua a Vicenza Oro. Grazie mille. Grazie, ciao.